Mario per non aver portato dei punti a casa, magari con una bella prestazione. Sì. C'è il rammarico perché abbiamo avuto diverse occasioni per poter segnare, comunque come l'hanno avuto loro l'abbiamo avuto anche noi. Chiaro che venire qua non è facile fare risultato perché stiamo parlando di una grande squadra come Lecce, però penso che abbiamo fatto una bella figura stasera. Ma c'è un processo di crescita, no? Il Cosenza è cresciuto nelle ultime giornate, proprio con l'avvento magari di mister Braglia. Sì, abbiamo cambiato anche modulo, quindi abbiamo dovuto cambiare tutti un po' mentalità perché ci mancava sicuramente un po' di cattiveria, aveva una mentalità sbagliata, diciamo, fino a quel momento. Adesso, secondo me, se strappavamo un punto qui eravamo tutti più contenti, però continuiamo per la nostra strada. Il fatto di stare in quella zona della classifica mi condiziona un po'. Anche se ci sono ormai i mezzi per risalire, non magari agganciare anche il blocco, diciamo, sì, certo, il nostro obiettivo è quello e dobbiamo. Classifica abbastanza corta, nel senso se ingarri un paio di risultati utili consecutivi, poi centreremo il nostro obiettivo sicuramente. Chiaro che essere lì non ci aiuta, perché mentalmente un po' si può accusare la posizione in classifica, però. Siamo pronti a dare tutto da qui alla fine. Senti, posso chiederti un raffronto, vedete, contato prima il Catania, adesso il Lecce, sono tra le due squadre, diciamo, che possono lottare per il vertice, le differenze che notate? Guarda, sono due squadre secondo me diverse e abbiamo giocato due partite diverse, perché col Catania siamo andati in svantaggio subito e poi loro si sono difesi tutta la partita e abbiamo avuto diverse palle gol. Oggi loro non sono riusciti a segnare nel primo tempo, quindi abbiamo avuto qualche palla gol noi. Stiamo parlando di due squadre con un organico molto importante, sicuramente se la giocheranno fino alla fine.